30 years ago, in 1992, but it took Stefano and with the help of Chiara and Benedicta to bring this to fruition. So many thanks for all the support of the University and the City of Florence. In realtà noi avevamo questo sogno fin dal 1992 di poter fare una cosa di questo tipo, però ci è voluto appunto che arrivasse Stefano con l'aiuto di Benedicta e di Chiara per rendere questo possibile. Noi ringraziamo veramente tanto il cuore l'intero staff dell'università, il rettorato e naturalmente l'assessore e il Dipartimento di Onomastica e la città di Venezia chiaramente. So the prince, you know, the Stuarts were kings and queens of Ireland, the half of Ireland, Wales, the three feathers of Wales, Scotland, the line of Scotland, and England. Questa è la bandiera. Ecco, England, the three lines of England. Sì, questa è la bandiera praticamente degli Stuart. Gli Stuart in realtà avevano tre regni, quindi abbiamo il leone rampante per la Scozia, l'Arpa con l'Irlanda e i Gigli per il Galles, quindi abbiamo tutti e tre leoni, compreso chiaramente l'Inghilterra. And the King's grandfather. Uno, due, tre. Bravo! Buona permanenza a Firenze. Tenne corte in questo palazzo dal 1776 al 1785 sotto lo pseudonimo di Conte di Albany, attorniato dagli ultimi devoti della dinastia Stuart. So held court in this palace between 1776 and 1785 under the alias of the Count of Albany, surrounded by the last devotees of the House of Stuart. La sua casa fu un luogo di incontro per nobili artisti italiani e stranieri. Qui Carlo visse la separazione dalla moglie Louise di Stolberg-Gedern nel 1780 e il ricongiungimento con la figlia Carlotta, duchessa di Albany, nel 1784. So his home was a meeting place for artists and noblemen from Italy and abroad. Here Charles lived with his queen Louise of Stolberg until 1780, when they separated. Charlotte, Duchess of Albany, Charles's daughter, lived with him in 1784-85, and Charles died in Rome. Oh, sorry, you've not come to that. Carlo si spense a Roma nel 1788. Yeah, Charles died in Rome in 1788. La 1745 Association pose nel 2021 affinché non si perda memoria di coloro che patirono l'esilio accanto al loro re, il quale dedicò la vita intera al suo popolo. Erected by the 1745 Association in 2021 to keep alive the memory of those who spent their life loyal to their king, who in turn spent his own life loyal to his people. And I may add that